Professore Profita, sì, qui Gabriele. a Ribera per questa rilettura molto particolare che è organizzata da Ribera Lab, quindi un tuo parere su questa, sì. Cosa ci aspettiamo stasera? E stasera ci aspettiamo una rilettura del romanzo, degli aspetti tipici di questo romanzo, degli aspetti particolari di questo romanzo che riguardano Ishiguro, Kazuo Ishiguro, che è stato premio Nobel 2 anni fa, mi pare, 2 o 3 anni fa, e che ha parlato molto bene di quella che è una cosa importante, come si forma la soggettività. In questo caso la soggettività di un maggiordomo, di una casa nobiliare inglese, che passa attraverso due fasi. La prima è quella anteguerra, ante seconda guerra mondiale, la seconda dopo la seconda guerra mondiale. E lui ha un grande spaesamento, perché dalla cultura pre, cioè nobiliare inglese, passa sotto la giurisdizione di un americano, che cambia completamente tutto il suo modo di fare il maggiordomo e che gli resta, direi, stupito, intontito, intronato dal cambiamento portato dall'americano rispetto alla vecchia nobiltà inglese. L'altra cosa importante è che lui è una persona quasi non priva di sentimento, ma che costringe i sentimenti e le emozioni in una gabbia di ferro. Questo lo porterà ad allontanarsi dalla governante della casa, anzi la governante se ne va via, e successivamente si rincontreranno dopo tanti anni e lui, appunto, il titolo del romanzo Quel che resta del giorno è proprio questo, è il declino di questo personaggio, di un vecchio amore con questa signora, che in realtà non è mai stato neanche accennato. Cosa c'è di Quel che resta del giorno di attuale? Molto, perché c'è tutta la costruzione di come si crea un soggetto organizzativo, cioè una persona che deve vivere in una situazione lavorativa, come viene costruita la persona, la sua soggettività per poter adempiere ai suoi compiti. E questa è la cosa importante di questo libro. Va bene, la ringraziamo. Niente, arrivederci.